In Italia il settore economico dello sport rappresenta il 3% del PIL nazionale e coinvolge un numero superiore ad 1 milione di addetti. Tra questi i lavoratori di sole 6 discipline sportive, tra cui le maggiori, calcio e ciclismo, sono considerati veri e propri professionisti dello sport. Per i lavoratori di tutte le altre discipline sportive, la tipologia del rapporto lavorativo è quella della collaborazione sportiva dilettantistica, formula che non è inquadrata in nessuna forma contrattuale e di fatto corrisponde ad un lavoro senza diritti. E... La collaborazione sportiva prevede che fino a 10.000 euro di fatto non c'è alcuna forma di tutela, alcun diritto per il lavoratore, questa cosa deve essere assolutamente cambiata. Quindi chiediamo da subito che ci sia un'assicurazione contro gli infortuni al rientro. Lo sport è qualcosa di straordinariamente bello, ma c'è chi vive di questo. E oggi in Italia purtroppo il lavoro degli sportivi, eccetto, diciamo, infatti noi siamo qua sotto San Siro per questa ragione, eccetto naturalmente alcune eccezioni, però la gran parte dello sport di base prevede un lavoro non riconosciuto, non sufficientemente pagato e non correttamente contrattualizzato. In Italia, se non hai la fortuna di lavorare in uno di quegli sport che prevede il professionismo, non puoi essere inquadrato come lavoratore. Il mio contratto di lavoro purtroppo non prevede nessuna tutela, quindi né INPS né INAIL, e in questo momento di difficoltà noi non siamo per niente visti, quindi siamo invisibili. E speriamo in un contratto che ci tuteli come lavoratori. Che se stiamo assenti dal lavoro non abbiamo la, come si può dire, la paga giornaliera corrisposta, se abbiamo la malattia idem, quindi non abbiamo tutele e a questo punto della nostra così, carriera diciamo, professionale abbiamo solo diritti. Nel senso che ci vengono richieste presenze ovviamente, perché se fai dei corsi devi esserci sempre. Ma non abbiamo né pensione né cassa infortunio e quindi siamo qui apposta per ribadire questa mancanza di diritti. Faccio parte del settore del nuoto, soprattutto della pallanuoto, alleno una squadra di ragazzi e non avendo tutele anche in questo momento mi trovo senza soldi, senza malattia, senza ferie e spero di poter ricominciare un giorno ad essere un lavoratore normale. Inizieremo per quanto riguarda il nuoto libero, ma per quanto riguarda la pallanuoto, essendo uno sport di contatto, giustamente è stata prorogata la sua apertura e si spera a settembre di riprendere i campionati, anche perché la 1, la B, la 2, che sono i campionati più importanti in Italia, sono stati sospesi completamente e di conseguenza anche il settore giovanile, anche i campionati meno importanti.